Franco Conterno, terza generazione dell'azienda che porta il suo nome, che significa oggi dire Langhe? Oggi dire Langhe vuol dire tanto, perché negli anni sono cresciute veramente in modo esponenziale importante, con dei bravi produttori che hanno fatto veramente tanta qualità nella nostra zona. Ecco, si inizia a parlare, per affrontare un po' di temi di attualità, di estirpazione dei vigneti. Un luogo così vocato e così simbolico per il nostro paese, come reagisce? Secondo me non è, diciamo, una rondine non fa primavera. È vero che forse siamo in eccedenza di vino, c'è tanto, basterebbe ridurre leggermente le produzioni, tenersi forse a aumentare ancora un po' di più la qualità che abbiamo, e non è il caso di andare a stirpare vigneti, almeno per quanto riguarda la nostra zona. Una cosa importante sarebbe non piantarne più. Le Langhe, a differenza dei territori gemelli come Monferrato e Roero, hanno concentrato tutto sulla viticoltura, quindi trasformato anche l'economia agricola, levando di mezzo i frutteti. Come vede questa scelta? Questo è vero, infatti noi abbiamo due appezzamenti, uno che è a Monforte, dove abbiamo la sede dell'azienda, e l'altro che è ad Alba, in zona Madonna di Como. Là mi trovo il bosco, mi trovo il noccioletto, mi trovo ancora le piante in mezzo ai filari. Io preferisco sinceramente dall'altra parte. Da noi, perché dai, il paesaggio è bellissimo, ma sono solo più vigneti. E quindi? E quindi ce lo teniamo così ormai, o estirpiamo, che secondo me è una cosa che non sarà mai fatta. Diciamo anche a prescindere che dove siamo noi, il Nebbiolo ci sta proprio bene, quindi penso che l'estirpare non ce ne sarà assolutamente no. Forse piantare vigneti nuovi, questo per qualche anno non ce ne sarà aumento di questi vigneti. Il Nebbiolo ci sta proprio bene e dà vita anche a delle fantastiche bolle. Questo mi fa venire in mente un dato, che è quello per il quale negli Stati Uniti i grandi rossi, toscani innanzitutto, ma a ruota i piemontesi, stanno salvando il mercato dei vini rossi, che come sappiamo è in tracollo. E l'altra faccia della medaglia è la bollicina, perché è l'altro segmento che sta salvando il mercato del vino. La bollicina secondo me è molto una moda in questo momento. Diciamo che il Nebbiolo è molto versabile, quindi puoi farlo bollicina, puoi fare dei rosati, puoi fare dei Nebbioli di pronta beva e anche dei vini da lungo invecchiamento, quali il Barolo. Gli Stati Uniti hanno ceduto forse leggermente questa primavera a non acquistare, oggi stanno di nuovo acquistando tanto. Ma io penso che la zona, che le Langhe per il Barolo o per i vini importanti, sia solo puntare molto sulla qualità. E dopodiché i vini verranno consumati, comunque vengono consumati. Una parola sulla Franco Conterno? Allora, Franco Conterno, terza generazione, noi siamo la Bussia di Monforte d'Alba, un'azienda con 32 ettari di vigneti, dislocati in modo un po' particolare. Noi abbiamo vigneti quindi a Monforte d'Alba, a Novello, dove facciamo il Barolo Panerole, e alla zona di Alba, Madonna di Como, dove facciamo il Chardonnay, facciamo della Nasetta, Sauvignon, che viene miscelato con altri prodotti, e soprattutto Barbera e Nebbiolo, per fare i Langhe Nebbiolo, è una Barbera superiore a quella Pricotone. Com'è cambiato il mondo del vino in tanti anni, da chi lo conosce, lo vive, lo frequenta da tanti anni? Ma io non lo trovo cambiato, perché gli alti e bassi li abbiamo, almeno io trovo che li abbiamo sempre avuti, perché nel 2008-2009 c'è stata anche lì abbastanza una crisi importante, però è stata superata. Cioè, è vero che c'è magari quei 3-4 mesi che non viene, diciamo, non è gli ordini come prima, ma poi normalmente viene sempre recuperato. Se lavori sulla qualità, per me questi grossi problemi non li ha. Quella con Franco Conterno, Enrico, la prima serata della nuova stagione invernale qui alle Fontanelle di Enoa. Occasioni sempre straordinarie di conoscere il produttore da vicino. Allora, questa è la prima sera della nuova stagione 2024-2025, perché le nostre degustazioni le facciamo maggiormente nel periodo, diciamo, autunnale-invernale. Stasera abbiamo scelto, diciamo, di iniziare con una zona molto importante per l'enologia italiana, che è le Langhe, e qui con noi c'è Franco Conterno, che tra l'altro siamo amici da tanti anni, e quindi lui, sono molto contento che ha fatto più di 800 km, è venuto qui all'Aquila e stasera faremo una bella serata con lui, e quindi di meglio non potevamo fare come primo appuntamento. Salute! Salute.